Allora, è Pasqua, la Domenica delle Palme è già passata, quindi era Moscello d'Ulivo, ce lo siamo già dati. Insomma, due opinionisti leader delle trasmissioni televisive locali, per TV Parma Schittone, per Teleducato il Saltimbanco Boni, che però all'unisono vogliono dire qualcosa, giusto? Cosa volete dire all'unisono? No, semplicemente credo anche di parlare a nome di Boni. Non ci è piaciuto l'atteggiamento di qualche tifoso della curva che quando è entrato in campo Boniperti lo ha fischiato, poi lui li ha zittiti subito con una prima splendida azione. Parecchi tifosi della curva, perché si è sentito bene il dissenso e lui invece ha dimostrato fischi, però lui, che è un ragazzo di personalità e che per quello che può valere una presenza così esigua come Minuti, mi è piaciuto molto, li ha zittiti. Noi fondiamo i club, adesso fonderemo Filippo Boniperti. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'ultimo club che avevate fatto era per Marchese, però io avevo fondato il club Marchioni, è andata bene con quello, a parte gli scherzi, non crediamo sia un atteggiamento giusto, semplicemente perché prima di tutto porta un cognome molto importante per la storia del calcio italiano ed europeo, e quindi già fischiarlo mi sembra stupido. Il fatto poi che ci siano dei colori ostili a qualche tifoso credo che non sia molto importante. Ma voi non è che siete juventini come il dentista? Dentista, e poi anche se lo fossimo non ci interessa niente, e noi siamo tifosi del Parma. Spiegaci una cosa, cos'ha in più Parolo di Boniperti? Questo tecnicamente poi bisognerà anche sentite, anziché parlare di Boniperti che è juventino, un po' di piaggeria parliamo anche di Cerri. Che impressione vi ha fatto questo esordiente? Insomma, credo che sia l'esordiente proprio più giovane della storia del Parma, perlomeno recente, perlomeno fisicamente il ragazzo c'è tutto, fisicamente ha personalità, è molto giovane, può crescere bene. Io credo comunque che sia importante per lui rimanere un altro anno a Parma, puoi andare a fare esperienza altrove in pratica. Almeno un annetto lo farà, insomma, l'anno del centenario. Sì, poi dopo deve giocare di più con continuità e quindi dovrà andare in Serie B da qualche parte. Senti, chiudo con una cosa, non so se hai sentito l'ultima domanda che hanno fatto a Donadoni prima durante la conferenza stampa, cioè se si sente l'allenatore del centenario, no? Gli ha chiesto il collega cosa vuoi che ti dica, però io aggiungo una cosa, Schittone sarà sicuramente d'accordo. Galliani sta strombazzando a 360 gradi, Allegri rimane, quale migliore prova c'è che Allegri va via? E se Allegri va via? Potrebbe arrivare Donadoni. Gli allenatori, lo ha detto anche, mi sembra, non per tornare alla Juventus, ma con un discorso di grande onestà intellettuale, lo ha detto Conte proprio oggi, sabato, nella conferenza stampa, dicendo che un allenatore è un professionista e che va dove ci sono le migliori offerte, anche le migliori potenzialità per poter lavorare. Quindi non c'è mai da scandalizzarsi se in un domani un allenatore va via. Cioè non è che un allenatore sposa una società, svolge un lavoro per quella società e poi fa le proprie scelte, come posso fare io come giornalista, come può fare Boni, come puoi fare tu. Questo è un assist, non è che ci volete portare via Boni, non è che lo volete voi il saltimbanco a Bar Sport, no? Io non ho potere decisionale, sono un semplice prestatore, nemmeno d'opera, d'opinione, quindi aspettiamo il calcio mercato, piuttosto quando si deciderà questa, perché gli allenatori poi non è che vengono annunciati a giugno, Secondo me entro maggio sappiamo tutto. Va bene, grazie ragazzi, grazie per il compromesso. Vedete, salutiamo, insomma, Stadio Tardini, io sono un grande lettore di Stadio Tardini. Meno male che qualcuno ce l'abbiamo. E, tra l'altro, appunto, era Pasqua, voi insomma, anche se siete di opposte fazioni, appunto, andate d'accordo. Noi siamo sempre andati d'accordo. Diamo d'esempio, fra competenti di calcio, fra competenti di calcio ci si capisce. Ma allora dovreste andare d'accordo anche con Schianchi, non è così. Poi ognuno svolge il proprio mestiere, c'è mica bisogno di ammazzarsi o di fare le cose. Questa non te la passo, taglia. Buona Pasqua. Ciao, grazie. Ciao.